La misericordia di Gesù. In questa catechesi esaminiamo brevemente cosa si intende per misericordia con qualche esempio della scrittura. Intanto partiamo dal termine. Misericordia ha dentro le parole miser e cor. In pratica è la proprietà di avere un cuore povero, misero, il che si capisce perché se uno ha il cuore ricco, cioè con tante cose dentro, neanche ha tempo o voglia di pensare agli altri. Invece, se uno ha un cuore libero, sgombro da tutte le cose che ci ingombrano ai nostri giorni, allora può anche pensare agli altri. Gesù dice agli apostoli: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. E poi nel Vangelo, nell'episodio delle Beatitudini, troviamo beati misericordiosi perché troveranno misericordia. E intanto Gesù esorta i suoi a essere misericordiosi come il Padre. Ma ovviamente è impossibile essere misericordiosi come Dio, esattamente come Lui. Dio è principio e somma di ogni perfezione, quindi non possiamo neanche pensare di essere misericordiosi come Lui. Tuttavia, Lui lo chiede, Gesù lo chiede, perché è un modo di fare tipico dei rabbini di quel tempo. Rabbini chiedevano tanto al popolo perché sapevano poi che il popolo poteva fare soltanto poco. A volte anche i genitori chiedono molto ai figli perché poi sanno che fanno molto meno. Ecco, allora Gesù porta come esempio niente meno che il Padre, in modo che poi ciascuno possa fare quanto può. E poi nelle Beatitudini, la misericordia porta misericordia. È chiaro che se io aiuto gli altri, di solito, non sempre, però di solito, poi vengo aiutato. Ecco, quindi, in che senso la misericordia porta altra misericordia? Il problema di oggi è capire cosa vuol dire misericordia, essere misericordiosi. Non è facile. Non è facile capire dove inizia la misericordia, dove inizia l'ingiustizia. Per esempio, una madre di famiglia che permette tutto ai figli, forse apparirà come misericordiosa, però lato pratico non fa un buon servizio ai suoi figlioli. Ci vuole anche giustizia. Se per esempio concede tutto ai figli, li lascia star fuori tanto tempo, li riempie di soldi, è sempre al loro servizio, allora qualcosa non funziona. Tempo fa c'era uno spot in TV che rappresentava una mamma e c'era un figlio che entrava in casa con le scarpe piene di fango e lasciava impronte su tutto il pavimento. E questa mamma, senza protestare, senza dir nulla, prendeva una specie di spazzolone, una scopa e puliva con un bel sorriso queste impronte di fango. Credo che poi l'abbiano anche tolto questo spot perché dava un'idea molto distorta di misericordia, non è giustificare sempre tutto e tutti, ci vuole anche che si mettano dei paletti. Inoltre, se uno è troppo misericordioso con qualcuno, può essere ingiusto con altri. Per esempio, la questione annosa dell'asilo, dell'accoglienza dei migranti. Ovviamente
chi arriva in Italia ha buoni motivi, è un diritto, la sopravvivenza è un diritto fondamentale, chi fugge da dittature, da pene di morte, insomma, deve essere accolto, eccetera. Però non si può accogliere tutti. C'è per esempio chi non ha diritto all'accoglienza. E se io accolgo queste persone che non hanno diritto, sono ingiusto verso altre persone che hanno diritto. Quindi bisogna contemplare attentamente la situazione e trovare il giusto mezzo tra misericordia e giustizia. Non solo, ma non si possono far soffrire i cittadini di una nazione per accoglierne altri. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice chiaramente che è necessario aiutare i popoli bisognosi per quanto possibile. Se io sono un padre di famiglia e ho un certo reddito, e però questo reddito lo spendo per aiutare i figli degli altri, non sono un buon padre di famiglia, perché faccio soffrire i miei figli. Quindi prima provvederò ai miei figli e poi quello che avanza potrò utilmente indirizzarlo ad aiutare altre persone. Allora, come fare a mettere un po' di misericordia in questo mondo? Misericordia, in certi ambienti, pensiamo per esempio alla filosofia di Nietzsche, grande filosofo tedesco, figlio di un pastore protestante che però era molto critico nei confronti del cristianesimo. Bene, Nietzsche diceva che la misericordia è una forma di debolezza. E anche il cristianesimo è una religione dei deboli. E la misericordia era per lui sinonimo di miseria. Misericordioso era il miserabile, qualcosa da esseri inferiori. Viceversa, oggi invece la psicoanalisi dice a persone che hanno problemi con il proprio sé, dicono devi affermarti, devi farti valere contro tuo marito, contro tua moglie, contro i tuoi parenti, imponiti, pensa a te stesso, sii egoista sanamente e quant'altro. Quindi vediamo che le tendenze in atto sono abbastanza discordanti. E poi nella misericordia stessa, anche da un punto di vista cristiano, ci sono dei rischi. Per esempio, quello di umiliare gli altri con la propria misericordia. Dire, per esempio, io sono misericordioso a differenza di te che invece non lo sei. Vediamo che i problemi si moltiplicano. Poi c'è anche il grosso discorso della misericordia per quanto riguarda i divorziati e gli sposati. Ricordiamo che nel Vangelo Gesù dice ai suoi contemporanei: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. Quindi Gesù non è certo favorevole al divorzio. La legge ebraica consentiva il ripudio, cioè il marito poteva scrivere un biglietto, una pergamena e rimandare la sposa alla famiglia di origine e la sposa era ripudiata, ovviamente nessuno poteva più sposarla, restava una donna sola per tutta la vita, anche disprezzata dagli altri perché pensavano chissà cosa ha combinato, eccetera. Quindi Gesù sgrida i suoi per quanto riguarda il divorzio. E allora la Chiesa che non consente la comunione di divorziati e risposati è misericordiosa o no? È impietosa oppure no? Ovviamente bisogna calcolare la misericordia a 360 gradi. Non si può essere misericordiosi solo in certi settori. Per esempio, pensiamo alla separazione, al divorzio.
con dei figli. Misericordia è concedere il divorzio perché i genitori non vanno d'accordo, ma allora nei confronti dei figli che hanno diritto ad avere un padre e una madre a tempo pieno e non altri personaggi che li educano, li crescono, la misericordia verso di loro, qual è? Oppure peggio, quando i genitori usano i figli contro il coniuge, li ricattano, eccetera, eccetera. Dov'è la misericordia? Quindi, come si vede, gli esempi sono molti e complessi. Quindi parliamo un po' della misericordia di Gesù, fermo restando che forse dovremmo parlare della misericordia di Maria, che è veramente la madre della misericordia. Però in questo caso ci limitiamo a parlare del suo divin figlio. La misericordia è il nucleo della predicazione di Cristo, ovviamente. Nell'Antico Testamento c'erano due termini fondamentali per indicare la misericordia. Uno è Chesed, l'altro è Iramin. E c'è una lieve differenza tra questi due termini. Un termine indica piuttosto la misericordia dal punto di vista maschile, paterno, Chesed. Invece la Iramin è l'aspetto materno della misericordia, quindi la misericordia di tipo maschile e una di tipo femminile. E in Gesù coabitano entrambe. La misericordia paterna è quella che porta alla fedeltà, ovviamente, quindi fedeltà alla famiglia, alla moglie, ai figli, prendersi cura con buon senso, con pazienza della famiglia, eccetera, eccetera. Quindi questa è la misericordia intesa in senso paterno. Mentre Iramin è l'aspetto invece più sentimentale, più emozionale della misericordia. Iramin riguarda le viscere addirittura, il ventre materno, quindi la madre che ha misericordia del figlio che ha dentro di sé, quindi fa di tutto per non fargli del male, per crescerlo al meglio, per fare in modo che diventi un buon adulto. Ecco, in greco, che poi è la lingua con cui fu scritto il Vangelo, abbiamo questo, abbiamo Gesù che, a parte il fatto della sua misericordia paterna, quindi vedere per esempio persone senza pastore, questo è tipico della misericordia paterna, quindi assumere un ruolo di guida, di pastore, di accompagnatore della gente. Ma in un altro episodio invece, quando ad esempio davanti al lebbroso, vede questo malato che lo supplica in ginocchio, qui invece dice il Vangelo, gli si muovono le viscere. In greco splanchnistemi, proprio si muovono le viscere a compassione, quindi qui chiaramente è un aspetto materno. Quindi vediamo la misericordia del Signore si esprime in questi due termini. Possiamo pensare che anche altri grandi interpreti del cristianesimo, per esempio Madre Teresa di Calcutta, non poteva restare indifferente davanti ai malati che trovava in India, quindi questa
trovava una compassione che la muoveva nelle viscere sicuramente. Quindi, ecco, abbiamo allora gente che imita il Signore, quindi è esattamente paterna e materna. Andando avanti nella misericordia del mondo di oggi, noi come ci poniamo per esempio davanti all'eutanasia, al fine della vita? Ho conosciuto un medico il quale aveva a che fare con pazienti terminali e a volte addirittura i parenti di queste persone andavano da lui a dirgli se poteva accorciare, abbreviare sofferenze con qualche farmaco, con qualche iniezione, eccetera. Ovviamente si tratta di eutanasia, se non ci sono delle circostanze ben precise, questo è illegale. Allora il medico rispondeva ai parenti: bene, fatelo voi stessi. Uccidete il vostro parente, la vostra parente, voi stessi, e vediamo subito che ovviamente queste persone rifiutavano di farlo, perché nessuno è padrone della vita di nessuno. Quindi la misericordia ha una componente emotiva, sicuramente, come abbiamo detto prima, paterna e materna, ma anche volitiva, cioè di volontà. Quando San Francesco abbracciò il lebbroso, probabilmente non lo fece volentieri, lo fece magari controvoglia, dovette vincersi per farlo, perché abbracciare un lebbroso non è una cosa simpatica, però l'ha fatto. Quindi dall'aspetto emotivo, cioè la compassione, la misericordia, è passato poi all'aspetto volitivo, cioè di volontà. Ha vinto la sua volontà e lo ha abbracciato. Nel Vangelo c'è una regola detta aurea o d'oro, ed è questa: fate agli altri quello che volete sia fatto a voi stessi. Bene, la misericordia di Gesù va oltre questa regola, ovviamente, e lui ha fatto qualcosa per noi di eccezionale, è morto per noi, ha distrutto la morte, e grazie al suo sacrificio noi possiamo godere dei benefici della risurrezione, della libertà dal peccato, eccetera, eccetera. Però non possiamo fare una cosa altrettanto grande per lui, per quanto noi ci sforziamo, pensiamo di fare, ma non c'è modo che un essere umano possa compiere un gesto simile per importanza a quello che Gesù ha compiuto. Ecco allora che la sua misericordia va oltre addirittura le leggi del Vangelo, va oltre le nostre capacità umane. E vi è poi la questione della misericordia vissuta al di fuori della fede cristiana. Ci sono persone misericordiose sicuramente che aiutano gli altri con volontariato, eccetera, e non sono credenti, quindi non vivono secondo i dettami della Chiesa Cattolica. Che cosa dire di queste persone? Ovviamente hanno un grande merito. Non dicono Signore, Signore, però fanno la volontà del Padre. Quindi anche chi compie atti di misericordia e non è credente, comunque lo fa perché c'è stato l'insegnamento di Cristo. Se non ci fosse stato il Cristo, nessuno al mondo avrebbe pensato di amare il proprio nemico, per esempio, o di rendere bene contro il male, che si riceve.
tutte le civiltà, tutte le culture antiche, romani, greci, persiani e via dicendo, nessuno di questi pensò mai di amare il nemico o di rendere bene per male. Ci vuole proprio Gesù Cristo che pronunciò questa frase essenziale: ama il tuo nemico, ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, allora le persone che fanno atti, compiono atti di misericordia, lo fanno perché appunto ci fu Gesù nella storia. Parlando di misericordia, non si può non parlare del buon samaritano. Ovviamente, i samaritani, sapete, erano persone poco gradite agli ebrei e quindi anche i samaritani non gradivano tanto gli ebrei. C'erano divisioni anche dottrinali e via dicendo. Avevano un tempio loro, i samaritani, quindi non si recavano a Gerusalemme per adorare Dio, erano mescolati con genti pagane. Insomma, non correva buon sangue tra ebrei e samaritani. Bene, il samaritano cosa fa? Smette di temere gli ebrei. Quando vede l'ebreo che giace a terra sanguinante, si fa prossimo, si avvicina. Appunto, farsi prossimo vuol dire avvicinarsi. E lo cura come meglio può, pagando anche con i suoi soldi. Quindi vediamo che sicuramente c'è questo senso della misericordia anche in persone che apparentemente sono nemiche, sono distanti. A volte si riceve un atto di misericordia da persone insospettabili. Mai e poi mai si sarebbe pensato che avrebbero potuto fare qualcosa verso di noi. Troviamo anche la parabola delle 99 pecore famose. Il buon pastore lascia le 99 pecore al sicuro e va a cercare la pecora smarrita. Questo modo di fare dà sicurezza alle pecore che comunque stanno al sicuro, perché pensano che se un giorno si perderanno anche loro, ci sarà qualcuno che viene a cercarle. A volte sento persone che si rallegrano. Sono contente quando ricevono la telefonata di un sacerdote. Non sono loro a dover cercare il prete, ma a volte il sacerdote le chiama e chiede come va, semplicemente. Ecco, questo è un gesto che rientra in questa logica dell'andare in cerca delle pecore. Le pecore sono confortate, ricevono fiducia, ricevono coraggio. Ecco, nel Vangelo di Marco, a un certo punto Gesù cosa fa? Capitolo 6, i 12 sono in missione, compreso Giuda, quindi anche lui era un apostolo della misericordia di Dio, e però a un certo punto sono stanchi. Non hanno più neanche il tempo di pregare, di mangiare e quant'altro. Gesù cosa fa? Dice loro: venite in disparte, stiamo un po' assieme. E quindi questo era l'intento. Però poi Gesù vede la folla che lo aspettava, si commuove ancora, le viscere si muovono e insegna loro molte cose, perché erano come pecore senza pastore. La misericordia di Gesù in questo caso è insegnare qualcosa alla folla. Ecco,
E anche per noi, quando abbiamo a che fare con persone che manifestamente, apertamente sbagliano, hanno idee contrarie alla Chiesa, eccetera, la misericordia in questo caso non è tacere. Misericordia è insegnare invece come stanno le cose, insegnare quello che la Chiesa dice. E dovremo rendere conto anche di quello che non facciamo. No? Se ci ricordiamo il Vangelo, no? Chi non fa queste cose, il più piccolo dei miei fratelli, non le fa a me. Ecco allora, l'aspetto misericordioso è quello di interagire in questo modo, insegnando. Poi c'è l'episodio in cui Gesù e i suoi erano radunati con tanta gente, con le folle. A un certo punto viene mezzogiorno e bisogna sfamare, la misericordia, sfamare queste persone, ma i discepoli chiedono: dobbiamo comprare 200 denari di pane perché almeno ognuno ne abbia un pezzetto? 200 denari è una cifra paragonabile allo stipendio di un anno di un lavoratore oggi, quindi una cifra ingente. Invece Gesù chiede i famosi 5 pani e 2 pesci, e questo è sufficiente per accontentare tutti. E il senso di questo racconto è che spesso ciò che pare impossibile diventa possibile, a volte con i miracoli, a volte senza miracoli. Pensiamo per esempio a Madre Speranza di Colle Valenza. Si racconta, e questi sono fatti storici, che Madre Speranza durante la guerra riusciva a sfamare centinaia e centinaia di persone con una semplice pentola di minestra. Perché la minestra non finiva mai, la pentola era sempre piena. Miracolo. Oppure a volte casi in cui ciò che pareva impossibile diventa possibile per circostanze naturali. Ecco allora, quello che la misericordia può compiere davanti a noi. Altro episodio degno di nota è la Cananea. Questa donna pagana, diciamo, non ebrea, comunque non credente nel Dio di Israele, grida forte, chiede pietà al figlio di Davide, quindi riconosce Gesù come figlio di Davide, il Messia. Pietà perché sua figlia è tormentata dal demonio. E Gesù sulle prime neanche la considera, perché a quei tempi gli ebrei meno parlavano con i pagani, meglio era. Gesù era ebreo, quindi di fatto fa come la legge del suo tempo prescriveva. Lo fa per far capire certe cose, ovviamente, però lo fa, non la considera. Questa donna insiste. E Gesù se ne esce con una frase che potrebbe gelare il sangue, far gelare il sangue nelle vene. Dice: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Cagnolini è una versione, diciamo, addolcita del concetto, ma in realtà Gesù dice: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cani, dove i cani erano i pagani, cioè il termine corrente per indicare appartenenti al paganesimo. Cani perché erano impuri, cane è un animale impuro nell'ebraismo, quindi anche il pagano che aveva abitudini impure era impuro. Ovviamente se noi chiamassimo cani chi non crede in Dio, quantomeno verremmo
sgridati, ripresi, forse anche condannati penalmente, ma invece questa donna sembra non offendersi, sembra non rilevare l'offesa di Gesù, apparente, perché, ripeto, era il modo corrente di rivolgersi ai non credenti. E dice: sì, signore, è vero, però anche i cagnolini, i cani, si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. E Gesù era quello che aspettava, ovviamente, era vedere quanto profonda fosse la fede di questa donna. Lo sapeva già, ovviamente, Gesù, in quanto Dio, in quanto uomo, però voleva che anche gli altri, i discepoli, per esempio, prendessero atto di quanto profonda fosse la fede di questa donna. Ecco, allora, sia fatto secondo quello che tu cerchi. Signore Gesù si stupisce davanti alla nostra fede. Se non trova fede, neanche lui può agire. C'è scritto nel Vangelo: non fece molti prodigi perché non trovò molta fede. E la misericordia, dice questo brano, è esigente. Non si può transigere. Per dare misericordia ci vuole coraggio, ci vuole fede, ci vuole tanta speranza. Bene, concludiamo allora questa breve catechesi riassumendo quello che abbiamo detto con le parole del Santo Padre. Papa Francesco, nell'udienza del 6 aprile 2016, dice: la misericordia di Gesù si esprime nell'incontro delle folle, innanzitutto, quindi farsi toccare, essere in mezzo agli altri, sentire l'odore delle pecore, questo è un fatto imprescindibile, annunciare la buona notizia, quindi annunciare come e non si è più schiavi del peccato, guarire i malati. Guarigione non è soltanto quella fisica, per noi, per esempio, può essere anche una guarigione spirituale, ascoltare con pazienza una persona che soffre, dire una parola di conforto, dare un buon consiglio a chi lo chiede. Queste sono anche tutte forme di guarigione, quindi guarire le malattie. Avvicinarsi agli ultimi. È chiaro che se ho le capacità e la salute per farlo, lo faccio personalmente. Vado a trovare i malati, consolo gli afflitti, eccetera. Oppure, se non ho le possibilità io, perché sono anziano e malato a mia volta, allora è necessario aiutare chi lo fa. Quindi con qualche offerta in denaro, ci sono mille possibilità di poterlo fare. Quindi, e poi Gesù, questo forse è il culmine della sua misericordia, perdona i peccatori. Non li giudica, non li condanna, dice: vai e non peccare più. Questo è il senso della misericordia. Non è quindi dire che si può peccare sempre e comunque, tanto va bene tutto, il Signore non ci condanna, l'inferno è vuoto, eccetera, eccetera. No, non sono affermazioni corrette sulla misericordia. Misericordia è questo: io ti perdono perché hai sbagliato, il Signore ti perdona, però tu cerca di non peccare più, proponi col santo aiuto di Dio di non farlo più, di fuggire le occasioni prossime del peccato. Ovviamente, no? Se sono uno che ama, per esempio, bere gli alcolici, non andrò all'osteria con gli amici perché so che prima o poi mi ubriacherò. Quindi bisogna stare attenti, dare prudenza.
questo in tutti i campi della vita, quindi fare il meglio che si può. Se per esempio sono incline a commettere peccati della carne, fare in modo di evitare spettacoli, immagini che possono condurmi a questo, farò un po' di esercizio fisico in modo da poter sfogare gli ormoni e quant'altro, quindi mettersi nelle condizioni ottimali per poter non peccare, poi vabbè, se succede c'è comunque il perdono, però prima ci deve essere un serio e profondo impegno da parte nostra. Ci risentiamo alla prossima catechesi. La misericordia di Gesù. In questa catechesi esaminiamo brevemente cosa si intende per misericordia, con qualche esempio della scrittura.